a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Mogecko Castle. Sì, lo scorso episodio non era la fine della serie, anche se lo sembrava, perché motivo molto semplice: ho deciso di portare i finali mancanti. Quindi siamo di nuovo da Asu. Asu è morto, non lo faccio a pezzi. E abbiamo saltato qua un bad ending. Per rendere completa la guida, cioè il let's play, farò anche l'ultimo band, manca solo l'erro, un bad ending, e mi manca un ending finale che farò vedere. Prima di tutto facciamo il bad ending. Sappiamo che c'è, per scappare dobbiamo andare a destra, però sappiamo benissimo che cosa non abbiamo fatto nel let's play. Non siamo andati via dalla stanza, facciamolo. Qua! Tu sei così lento. Dannazione. Ehi ragazzi. Mogecko. Mettete questi due nella stanza delle torture di Mogecko. Signorina, corri. No. Crocefissi. Dannazione, lasciaci andare. Ma che dannata pazza, ti ho detto di lasciarci andare. Sta zitto per un secondo, ok? Minchia, cruento. Bravo ragazzo, ora sei molto più tranquillo. Questo è il finale più cruento. E ora il piatto principale è la ragazza delle superiori. Ti amo alla follia. Ma sei una donna, rapporto lesbo? No. Ma che perché sei così malvagia? Perché? Oh, per nessun motivo in particolare. Stai sbagliando a cercare di trovare una ragione in questo castello, dopo tutto. In effetti, tu hai una ragione. E questo è quello che io stavo sbagliando di fare nell'ultimo episodio. Cioè, vabbè. Ok. In effetti, tu hai una ragione. Che cosa intendi per... Vuoi davvero andare a casa? Ehi, allora? Ovviamente voglio. Beh, suppongo che ingannare se stessi sia un modo di vivere, non è così? Ma Mogecko lo odia. Quindi si divertirà a prendere la vita. La vita Yonakata, intendo. Anzi, no, piccolo cambio di piani. Cazzi tua. Però bel finale questo, è più articolato degli altri bad ending. A partire da oggi, tu sarai il giocattolo di Mogecko. Mogecko. No, no, stammi lontana. Ti tratterò bene, voglio farti durare per un po'. No, non urlo. Non ho la voce. Questo video comunque è registrato molto tempo dopo gli altri. Visto, non è fantastico. Mogecko può trattare bene i suoi giocattoli. Lei può farlo se si impegna. L'altro giorno ho giocato con Yonakatan, sì? Non è giusto, Mogecko. Condividila anche con Mogetans. Tu sei un giocattolo di Mogecko. Lo sai? Vuoi morire? Sono molto dispiaciuto. Fai bene a esserlo. Sì, comunque c'ha più senno di tutti i Mogecko qua dentro. Bene, ora tornerò da Yonakatan. È così ingiusto, Mogecko. Beh, non va poi così male. Mogecko si è calmato un po'. Credo sta lasciando uscire un sacco di cose che si sta tenendo dentro, ci scommetto.
Diamo una spicciatina. Ora. Cos'è che c'è dentro? Io la katana, stai aspettando. A cosa potremo giocare oggi? Mogecko ci ha già pensato, così una katana si divertirà. A torturarti. Oddio. Oddio, però non c'ha così tante ferite. Io che non ho visto questo finale su YouTube, sono semplicemente cercato come si sarebbe riuscito a ottenere. Io pensavo che avesse 1200 ferite. Va bene, farò in modo che ti divertirai per tutto il tempo finché non morirai. Pensavo che avesse tipo super ferita, roba del genere. Ah, ok. Va bene. Ok. Perfetto. Questo è il bad ending numero 4 che abbiamo saltato nell'avventura. L'unico che abbiamo saltato. Adesso piccolo taglio e andiamo a vedere l'unico finale che abbiamo fatto. Bene, rieccoci. Questo è il secondo finale che non avete visto. Abbiamo fatto tutto, però abbiamo fatto una cosa particolare. Nell'altro finale non abbiamo ucciso nessuno dei 7 Mogecko speciali, ok? Neanche nessuno in particolare. Ciò ci ha fatto fare il finale felice, tra puntini e puntini. Felice, definibile. Qua abbiamo ucciso uno dei 7 Mogecko speciali. E infatti abbiamo un finale diverso. Vuoi procedere? Sul sentiero del paradiso. Prima parliamo a questi. Stanno zitti, ok? Infatti qua dice sul sentiero del paradiso, nel nostro era un altro, sul sentiero della menzogna, se non erro. Entriamo sul sentiero del paradiso e vediamo come si svolgerà questo altro finale, che è l'ultimo che non vi ho fatto vedere. Questo è quello con senso, lo ammetto. In realtà è questo quello con senso. Quell'altro ripensarci dopo, con molti giorni dopo sulle spalle, e senza la pazzia di 5 ore di registrazione ininterrotta. In realtà 4 ore e mezza. 4 ore circa, perché a volte ho registrato, mi registra l'audio, sono tutto là indietro. Comunque, cioè a volte, una roba di 5 minuti, oppure ho dovuto aggiustare cose, quindi è durato un po' di più. Comunque, per riprendere, l'altro finale aveva senso, perché se volete, eravamo ritornati ovviamente nel regno dei Mogecko, se non l'abbiamo mai lasciato, ed è per questo che Yonaka poi incontra tutti gli altri e finisce in quel modo in cui impazzisce completamente. Questo è il finale, no sense. E c'è un cambiamento da più o meno questa parte. Più o meno. Fratellone. Il tuo vecchio te se n'è andato ora? Ben tornato a casa. Quando te ne sei andata, mi sono spaventato. Fratellone, mi dispiace. La tua mente si è rotta. Io non andrò più da nessuna parte. Fratellone, perché? Fratellone, perché? Perché? Perché non l'hai schivato? Fratellone, l'ho ucciso. Ho ucciso il fratellone. Io. Terra! Che farsa. Tu non hai ripagato quelli che ti hanno aiutato. Tu non hai ripagato quelli che ti hanno aiutato con la morte. Tu non è che hai ripagato. Cioè, in realtà il concetto è.
Tu hai riparato quelli che ti hanno aiutato con la morte, infatti hai ucciso uno di loro. In realtà avevo ucciso il penultimo in questa run, giusto per dirlo. Tale peccato pesa come il buio. Ahimè, riceverai una punizione. Poiché hai perso la strada della verità. Ora procedi nel mondo della menzogna. Asu, ci ha aiutato durante i suoi ultimi momenti. Abbiamo ucciso lui, vediamo se dice qualcosa. Mogekuko ha dato il suo corpo per salvarci. Mi ha aiutata? Sempre. Sì, lascia che la croce di sangue guidi Inuyasha. Gli altri dicevano poche cose. Calmati, Mokè. Ah, Yonaka-tan, portatemi Yonaka-tan, così potremo giocare. Te l'ho detto, se n'è andata, bro. Sinister, in sto caso. Allora giocherò con te. Forza, prima cosa la tortura del triangolo. No! Te la farò patire finché non ti usciranno le viscere dal culo. Mazza, non era così violenta l'ultima volta che ricordo. Cioè, era violenta e sadica, ma non offensiva. Ok. Welcome back. Ciao. E io Nakata! Dietro di te, dietro! Back! Sono salvo! Ah? Ah, Yonaka-tan! Perché sei scappata? Gioca con noi, Mogeko! Gioca con Mogeko! Giusto, io ho ucciso il fratellone. Poi ho camminato senza una meta. No, ti sei buttata da una finestra. In realtà, non ho sentito i vetri, però vabbè. E mi sono ritrovata qui. Cosa potremmo fare come prima cosa? Forse strapparti le unghie, toglierti le dita e metterci del sale. Ehi, di qualcosa! Fratellone. Credo che sia tipo ispirazione. Spari irritante? Spari irritante. Super Saiyan. Ma che? Spari irritante? Mogeko? Non preoccuparti, non l'ho uccisa. Però sono diventata una serial killer. Perché no? Avresti dovuto! Pirla! Ma io ucciderò te. Sister? No? No! No! La forza della mia stretta di mano è di 70. Ferma! Non la faccia! Non la faccia! No! Vabbè, ha fatto lui per me. Impazzita! Vai, finale no sense. Questo carica. Capo? Che cosa orribile! Indossato lo scalpo del re Yonaka. Ora io sono il re di questa terra. Cosa? Oggi questo è lo Yonaka Castle. Che dici? Non essere stupida. Spray irritante? Cioè, perché spray irritante? Ah, spray irritante al coso. Ah!
E chi eredita i poteri di Remogecko? E chi eredita i poteri di Remogecko che diventa re? Obbeditemi. Wow, yeah! Sì, tutto in questo castello deve essere come voglio io. Io. Per riportare indietro il fratellone. Io. Ah. Adesso arriva il momento ancora più no sense. Si è rodato il prosciutto. Come? Alleluia. Ah. Potrebbe essere. No. Un momento. Lord Prosciutto? Sì, non sei! Sei tu, Lord Prosciutto! Il risveglio di un dio. Perdono i peccati di tutti i Mogeko. Oh, nostro Lord! Oh, Lord, l'unico vero dio del prosciutto! Grandioso e bellissimo! Questo è il finale no sense, l'altro aveva senso, scusatemi. Oh Lord! E così il regno dei Mogeko venne immerso nella luce divina e la pace discese sul mondo, a caso. Oh! Nostro Lord! Radioso e bellissimo! L'unico vero dio del prosciutto! Normaland, Yonaka Castle! Citazioni di un dipinto di Michelangelo. Continua. Continua, che cosa fa qua? Ah, da qui però. Vuoi procedere? Ah, te lo farebbe fare in teoria poi il regno del paradiso. Annulla comunque. Cioè, su 7 ore insonnia. Quindi, vi ho fatto vedere tutti i finali. Con questo video è tutto. Beh, ciao a tutti ragazzi, qua da Leoni è tutto. Questa serie è conclusa. Avete visto qual era il video no sense? Qual era invece quello giusto? Questo è quello giusto, ovviamente. L'altro era no sense. No, l'altro era giusto perché. Si riferiva a lei veramente, cioè lei non è forse praticamente, secondo me, io la vedo che non siamo riusciti a un Greco Castle, in realtà. È che si è impazzita lì dentro. Poi si vedrà nel sequel ovviamente questo. Oppure che lei è uscita dal Greco Castle, praticamente ci è rientrata quando è scappata dal fratello e l'ho fregata perché. Se c'è un'apertura per uscire lei, possono uscire anche gli altri sono usciti e l'hanno riportata dentro, anche questo può essere, queste sono roba base, dico veloce perché non ho tempo. Quindi, questo video è tutto, questa serie finisce davvero adesso che ho fatto vedere tutto di questa serie, una serie completa al 100%, tutti i finali, solo da Leone, in realtà anche da molti altri youtuber, però voi l'avete guardato solo a me, vero? Quindi, ciao a tutti ragazzi, qua da Leone è tutto, al prossima serie, al prossimo video, ciao!